saremo in piazza di nuovo oggi pomeriggio. Sì, magari. Speriamo che non piova. Oggi presentate un protocollo ufficiale per la prevenzione del Covid all'interno delle realtà di fabbrica e industriali. Qui sotto la prefettura, per chiedere cosa con questo documento? Allora, innanzitutto perché ci sembra di dare una notizia che ci si ammala anche nei luoghi di lavoro, dato che di solito dai mass media generalisti si sente parlare di tutti gli ambienti possibili e immaginabili, addirittura i teatri, che secondo alcuni bisognerebbe cercare di farli andare le persone a teatro, perché non ci va quasi nessuno, però e sembra che quelli siano gli ambienti più pericolosi. In realtà, come dicevo giustamente prima, il problema è che negli ambienti di lavoro si ammala. Noi abbiamo giustamente denunciato la questione di GLS, in cui c'erano oltre 40 persone che sono malate e contemporaneamente il sito non è mai stato fermato, e adesso stiamo presentando un protocollo a livello nazionale. Oggi siamo al Ministeri del Lavoro e al Ministero dello Sviluppo per cercare di far presente che sarebbe necessario avere dei protocolli di garanzia fondamentali nei luoghi di lavoro, perché un principio molto semplice: quando c'è, secondo noi, 10% delle maestranze ammalate, si dovrebbe fermare l'impianto per fare il punto zero, per sanificare gli ambienti, per fare il controllo delle maestranze. Noi siamo oltretutto rappresentanti del settore della logistica. Oggi si è fermata la logistica a Modena, perché quando noi siamo persone che andiamo in giro in tutte le case a consegnare i pacchi, se siamo malati non vogliamo essere persone che portano in giro il virus, ci sentiamo responsabili anche da un punto di vista sociale. E dall'altra parte abbiamo chiesto che nel momento in cui ci sono le persone che devono fare i tamponi, sono anche garantiti sul fatto che nel periodo che intercorre dal momento in cui faccio il tampone al momento in cui so se posso tornare a lavorare, che io sia pagato per malattia, non con le mie ferie, perché attualmente sta succedendo questo, e molti impianti, molti padroni stanno utilizzando questo fatto per dire ai loro dipendenti: non dite che siete malati, non fatelo sapere in giro. Questa è una situazione assurda e stiamo cercando di fare quindi di avere un protocollo di garanzia sociale, soprattutto di fare in modo che le istituzioni sanitarie siano rinforzate, perché ci è stato detto quando siamo andati al servizio di prevenzione per l'igiene sul lavoro che non sono in grado di controllare la mole delle situazioni sul lavoro che sono in questo momento in difficoltà. Su questo crediamo che ci sia un problema che deve essere risolto per garanzia di tutti, non soltanto per garanzia dei lavoratori. Crediamo che questo sciopero sia uno sciopero a garanzia sociale, prima ancora che a garanzia dei lavoratori che rappresentiamo.